la prima mostra che rappresenta questo metodo di studi sul design polacco. E abbiamo presentato ogni scuola facendo una specie di zoom, perché io ho viaggiato in Polonia, sono polacca, il mio studio è a Milano, però dovevo fare dopo anni un viaggio per approfondire come sono fatte queste scuole oggi, e devo dire veramente sono rimasta entusiasta, perché a parte grande sviluppo di infrastruttura con fondi europei, di come sono attrezzate queste scuole, anche questo approccio con arte per me rimane sempre come una cosa fondamentale, che crea una bella base della storia di cultura, di storia di dell'arte, questi tutti i componenti, più filosofia, più sociologia, per poi creare un nuovo designer, una bella base a un giovane designer per poter dare un servizio migliore alla società. Penso che questo design polacco è giovane ancora, in più è giovane in senso che non è conosciuto al mondo. La storia della Polonia era abbastanza difficile, parlo della storia politica, perciò non possiamo paragonare per esempio aziende polacche con aziende italiane che fanno suoi anniversari di 120, 80, 60, 50 anni. Nostre aziende note, che sono aziende giovani, hanno iniziato 5 anni fa per esempio a esporre al Salone del Mobile o entrare in fiera qui a Milano, che è il più importante evento a livello internazionale. La Polonia comunque è un paese che si sviluppa molto velocemente, aziende hanno capito dall'inizio già, queste nuove aziende, che è una cosa fondamentale investire non solo nella nuova linea tecnologica e nuovi materiali innovativi, ma anche investire nel loro proprio know-how e il loro design, e questi due o tre componenti sono importanti poi insieme.